Il libro è nato da una riflessione sulla vita di tutti i giorni che facciamo sulle strade come automobilisti, come ciclisti e come pedoni. Parte da lontano, se vogliamo, da una frase di Pio XII che nel 55 parla del codice della strada come qualcosa di moralmente vincolante. Un articolo di un gesuita, un prete, racconta la sua esperienza, un articolo recente, la sua esperienza di prete che dice che nella confessione i credenti che si sono confessati per qualcosa che è attinente alla guida degli automezzi, alla strada, eccetera, si contano sulle dita. Quindi ecco, c'è questo evidente scollamento tra un valore, un aspetto etico della strada e poi la percezione dei cristiani, evidentemente, della importanza e anche della gravità di certi comportamenti. Allargando il discorso, tutto ciò che avviene sulla strada mette in discussione e a volte contraddice dei valori fondamentali. Il primo valore fondamentale è quello della vita, evidentemente. Il secondo valore contraddetto molto spesso è quello della salute, perché chiaramente a un numero elevato di morti corrisponde un numero ancora più elevato di feriti. Nel mondo si va dai 25 ai 50 milioni di feriti. Terzo elemento, la questione ambientale. Il Papa ce l'ha ricordata nella Laudato Si. Un altro elemento, nel traffico assistiamo spesso purtroppo a litigi, offese, insulti, ecco, è il rapporto con gli altri. Quello che incrociamo nella strada è anche lui è il mio prossimo, come incrocia il samaritano sulla via di Gerico. Come mi rapporto con il prossimo sconosciuto che è nella macchina accanto alla mia, che forse mi fa una cosa poco simpatica o che forse sbaglia e fa qualcosa di non corretto, ecco. Una serie di implicazioni anche a livello di relazioni con chi ci sta intorno. Quarto elemento, direi la sobrietà, un altro valore che il Papa ci ricorda molto concretamente su questo ambito usando autovetture che sono delle utilitarie o poco più, ecco. La sobrietà anche nell'acquisto del mezzo, nella scelta, nello stile, nell'uso che se ne fa, nel non considerare l'automobile come o la motocicletta come uno status symbol, come qualcosa di fondamentale, come qualcosa di essenziale per la vita, ma come uno strumento che ci permette di muoverci, di incontrare persone, di fare belle esperienze, di viaggiare, di conoscere, ma non deve diventare un idolo, non deve diventare qualcosa di più importante di quello che invece non sia.